Agosto, tempo di raduni, e per Accentese Calcio è toccato il 16 agosto, ore 17.30, varcare l'entrata del Loris Bulgarelli per il primo incontro della stagione 2023-2024. Agosto 2023 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Un primo incontro utile per i saluti di chi si ritrova dopo la pausa di fine campionato o per una stretta di mano per i nuovi arrivati sul rettangolo verde del Bulgarelli. Quindi tutti in campo, compresa la dirigenza e lo staff tecnico, tutti riuniti, compresi i nuovi giocatori che, come si vede dalle nostre immagini, sono da sinistra il giovane centrocampista Andrea Notaro, classe 2004, prodotto del settore giovanile della Centese Calcio, l'attaccante 2003 Federico Bonacorsi, Nicolas Costantini, attaccante classe 1991, Radu Frontaie, centrocampista 2003, assenti giustificato Filippo Cesano, centrocampista classe 2000, classe 1993, ed infine il grande ritorno di Stefano Ficarelli, classe 1991, il suo gol di qualche anno fa, 2013 per la precisione, valse la conquista da parte della Centese Calcio della Coppa Italia Dilettanti. A seguire il link per rivedere quel fantastico pomeriggio di Vignola. In ogni raduno d'inizio il presidente e il direttore sportivo, che sono le due figure di spicco del gruppo, motivano la squadra ed elencano quali sono i fondamentali che dovrebbero sancire la forza del gruppo. Sentiamo a tal proposito il direttore sportivo Lorenzo Malaguti, che prende le coccole di mister Govoni ad un certo punto della nostra intervista. Intanto un benvenuto a tutti i nuovi, con tutti quelli che c'erano l'anno scorso ormai ci conosciamo. Volevo solo presentare ai nuovi delle persone che sono qui vicino a me, che probabilmente conoscono, probabilmente no, però è giusto che sappiate nome e cognome. Diciamo una persona molto importante, forse la più importante, che è Zeno Brunini, che sarà l'accompagnatore ufficiale, il magazziniere, il factotum, diciamo un po' tutto che gira intorno a lui. Il mister Andrea Govoni, che lo conoscete, qualcuno non lo conosce ancora. Il preparatore atletico Angelo Buono, che fa anche la spia per il sala, comunque va bene, tanto gli facciamo fare dei... Vedremo. Come abbiamo il sala la prima, lui lavora anche per il sala. Bene. E Rivi Alessandro, che è preparatore dei portieri. Scaramaglia, che non c'è oggi e arriverà solo la prossima settimana. Niente, Fabio Pivanti, che è il mio, diciamo, alter ego, io faccio quello che ho fatto l'anno scorso e mi faccio aiutare da Fabio Pivanti. Bene, ragazzi, un po' vi conoscete già, i nuovi che sono arrivati, qualcuno dei ragazzi giovani, avrete modo di conoscervi dentro lo spogliatoio. Quello che vi posso dire è che abbiamo una buona responsabilità, non voglio caricarvi troppo di responsabilità, però quest'anno veramente dobbiamo fare bene. Poi l'anno scorso, a mio avviso, abbiamo fatto bene, ma non siamo arrivati al traguardo. Quest'anno vorremmo arrivare al traguardo tutti insieme, speriamo di farcela. Noi siamo qui e ce la mettiamo tutta tutti i giorni. Penso che anche voi in umiltà lavorerete con il preparatore, con il mister, per darci delle soddisfazioni, ma le date anche a voi stessi queste soddisfazioni, perché quando si vince dei campionati
rimane scritto e va nel curriculum. Quindi augurandovi un buon allenamento, augurandovi un buon futuro, ci vediamo domani, o io sono qua comunque, adesso la Neuro mi sta chiamando, perché bene, buon allenamento e ci vediamo questi giorni. Se qualcuno ha qualcosa da dire, l'unica cosa che vi posso dire è che in questo momento dovete parlare voi in mezzo al campo e poi noi parleremo al momento opportuno. In questo momento è ora di cominciare a lavorare, punto. È oggi il primo giorno di scuola, come si dice quando si parte con la stagione, 16 di agosto. Lorenzo, siamo al Bulgarelli, i magoni che hai ricordato nel tuo discorso introduttivo ai ragazzi li abbiamo digeriti, quelli della mancata promozione per colpa dei rigori, non sicuramente colpa della centesa calcio e dei ragazzi, e quindi si riparte con forse più energia e più determinazione proprio perché c'è quel ricordo. Sì, è vero, si riparte con la musica, se sentite stanno facendo allenamento con la musica. Forse un po' di allegria in questo momento no, fa bene, e allora ripartiamo cercando di fare meglio dell'anno scorso, insomma, con allegria. Ecco, ecco Lorenzo, ecco, infatti era proprio la domanda che avrei fatto, la seconda domanda, questo della musica, è una tua intuizione di col nuovo preparatore atletico di introdurre alcuni brani di musica durante l'allenamento, che così dà, diciamo così, forse la musica aiuta a essere più coordinati? Beh, sicuramente, la musica già l'anno scorso negli spogliatoi la facevano, quest'anno il preparatore fa anche questo tipo di preparazione, a me piace molto, ma devo dire che non mi interessa, nel senso che devo vedere la squadra correre, quindi, diciamo che quindi musica o non musica, la squadra deve correre, poi se c'è la musica è meglio. Ecco, infatti è proprio questo, la squadra deve lavorare e correre per riuscire ad avere... forse hai detto bene, a ritmo di musica. A ritmo di musica, speriamo brasiliana, adesso non vogliamo esagerare, però insomma è stata questa una introduzione nuova, ci vogliono sempre delle novità, penso sia una buona novità, poi non so se tutti gli allenamenti saranno con la musica, penso ci saranno anche degli allenamenti molto faticosi, quindi ecco. Adesso li facciamo divertire per poi magari farli un po' soffrire. Ecco Lorenzo, questo nuovo campionato come si presenta? Questi nuovi questi nuovi giocatori che si inseriscono in un organico, diciamo così, che è rimasto con l'intagliatore, certo, quello dell'anno scorso. Ecco, in quale settore avete lavorato di più? Beh, abbiamo lavorato un po' in tutti i settori, difesa, centrocampo e attacco. Un po' perché qualche ragazzo ha preferito prendere altre strade, purtroppo, che avremmo anche confermato, ma magari le sirene economiche sono sempre in atto, si vede dalla Serie A. Detto questo, abbiamo cercato di comunque sopperire alle partenze che sono state fatte con dei giocatori seri, bravi, che possono fare il bene della centesa, tutto qua. Ecco, proprio un fattore tecnico, secondo te, Malaguti, questo nuovo campionato, vabbè, adesso non vogliamo fare l'uccello del malaugurio, gli scongiuri, la centesa caso, diciamo così, è comunque è lì, ma ci sarà di chi deve avere paura la centesa? Cioè, paura chi può fare impensierire la centesa? Cioè, ne parlavo proprio con l'allenatore, con il presidente, secondo me ci sono 5 squadre al nostro livello, che sono il 10 Martiri, il Ponte Lagoscuro, il Ravarino, il Persiceto 85, diciamo che queste sono delle new entry che l'anno scorso non avevamo, però io conosco molto bene gli organici che hanno e hanno fatto proprio per salire di categoria, quindi ci scontreremo. Poi è chiaro, tutte le altre saranno partite difficili, perché abbiamo già dall'anno scorso visto cosa ci aspetta, quindi quando giocano contro la centese raddoppiano gli sforzi, poi noi andremo in campo comunque per vincerle tutte. Specialmente con il Persiceto, che sarà un derby quasi territoriale, perché è a pochi chilometri da qua. Adesso la prima abbiamo un derby ancora più vicino, che è il Sala Bolognese, quindi la prima di Coppa sarà col Sala,
squadra anche quella molto ostica, però d'altronde quando si parte noi abbiamo un obiettivo, quindi l'obiettivo è quello di vincere il più possibile, io ne sono il primo responsabile, quindi non voglio alibi, non voglio i giocatori secondo me ci sono, dopo si tratta dell'allenatore, il preparatore e a tutta la società farli funzionare e dopo ci vuole anche quel pizzico di fortuna che magari durante il campionato ti determina il palo gol o il palo fuori, ecco tutto qua. Anche perché quel pizzico di fortuna, parlando di fortuna, che ci è mancato anche nel ripescaggio, sentivo il presidente, guarda, che dietro le quinte ne parlava un po' con un po' di malincuore. L'anno scorso penso che siamo stati l'anno della, si può dire, sfiga, diciamo la sfiga, poi magari un rigore sbagliato non è solo sfortuna, è anche un errore. Quindi cosa posso dire? Nei ripescaggi siamo la prima dei non ripescate, due partite perse ai rigori. È un grande direttore, è un grande direttore. Ecco, qui con noi. Andrea, una battutina insieme al direttore sportivo. Andrea, si parte carichi, ho visto i primi movimenti sul campo, quest'anno c'è la musica. Quindi, a Taglianto si parte sempre carichi. Esatto. Bisogna arrivare, carichi. Bisogna arrivare, carichi. Comunque briga, ci sarà occasione di parlare con te. Sì. Ciao, ciao. Bene, Malavuti, adesso grazie. Vengo qua in campo con te, facciamo i saluti di rito. Bene. Io auguro a te e a tutto lo staff della Centese e alla Centese buon lavoro per questa nuova stagione. Io ti ringrazio, auguro a te tantissime buone cose, per te, per la tua, il lavoro che fai. E noi quest'anno vogliamo seguire bene la Centese. Qui sei sempre ben accetto e tutto quello che tu vuoi fare noi siamo a tua disposizione, quindi ben venga che tu ci segua. Siamo contenti che tu ci segua, ti aspettiamo volentieri certo, al campo. Io ci sono. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Perfetto. Non vola mosca quando, emozionato, parli il presidente Alberto Tino Fava. Tino per gli amici. Lo sentiamo anche in una nostra esclusiva intervista a bordo campo. Dopo un mese e mezzo di tutt'altro, quindi avrete sicuramente visto... È stato un mese e mezzo turbolento, fortunatamente adesso ci svuotiamo di tutto il resto e parliamo di pallone. Allora, tutti gli anni che sono venuto qui in mezzo, la prima parola era primo giorno di scuola, che bello, siamo tutti di nuovo qua. No, quest'anno la frase che voglio dirvi, scusate se vi giro le spalle, è dove eravamo rimasti? Ma io mi ricordo che eravamo rimasti a un rigore fuori a Sasso Marconi davanti a 800 persone, eravamo rimasti a San Felice sul Panaro e quindi noi, chi era già qua, dovrà farsi portatore sano di questo entusiasmo che aveva coinvolto la nostra città. Perché ragazzi, l'anno scorso, le ultime partite, per chi c'era, si sono visti dei pubblici che secondo me non li hanno neanche in eccellenza o forse neanche in Serie D, me lo confermate voi, a Sasso Marconi 800 persone. Quindi cerchiamo di ripartire da lì, sperando che la ruota della fortuna possa anche girare in maniera diversa, perché più di così non si può. Abbiamo toccato veramente il massimo del record storico di sfortuna. Due volte ai rigori, due volte qua, due volte là e l'anno prima con la palla che si ferma su una pozzanghera. Tornando a noi, voi siete l'apice di questa grande struttura. Siamo 373 ragazzini più voi, quindi 400 persone che remano tutte insieme, tutte allo stesso livello, da chi vi sta parlando al magazziniere, all'usciere, al bigliettaio, allo speaker, siamo tutti uguali, siamo tutti insieme, mi sentirete parlare solo così, perché soltanto essendo un grande gruppo riusciremo anche a essere quella che tutti dicono una grande famiglia. No, una grande famiglia adesso non lo siamo. Siamo un gruppo che si sta conoscendo e giorno per giorno deve buttare uno per l'altro, ognuno deve dare qualcosa in più al compagno affinché questo grande gruppo di persone che si stanno conoscendo, chi c'era già e chi nuovi, per fare una grande squadra. Vado già in conclusione, ragazzi, giocare a 100 è una grande responsabilità, è troppo bello in certe situazioni, ma è anche molto responsabilizzante. Questa gente non ve ne perdona uno, sappiatelo.
quando vengono le squadre avversarie, che si chiamino Vaccolino, Tresigallo, sappiate che vengono qua con un ardore agonistico che voi non avete neanche un'idea. Lo dicevo prima all'amico Marco, io ho giocato al Maracanã, qualcuno di voi forse non ci crede, non so giocare a calcio. Quella partita lì sono stato il migliore in campo, ho dato tutto me stesso, ho fatto un partitone. Sapete perché? Perché era la mia grande occasione della vita. Chi viene qua al Bulgarelli, volente o nolente, gioca la sua partita della vita, e chi è già venuto da avversario lo sa. Qua si viene per fare la partita della vita. Noi cerchiamo di avere umiltà, cerchiamo di mettercela tutta. Vado in conclusione per dirvi che cosa, che quest'anno il profilo sarà basso, facciamo parlare il pallone e cerchiamo tutti insieme di raggiungere l'obiettivo che tutti insieme ci siamo prefissati. Da chi vi sta parlando fino a tutti voi. Grazie, ciao. Bene, siamo qui a Loris Bulgarelli, oggi è tempo di raduni qui alla Centese Calcio, perché si inizia a pensare alla nuova stagione 23-24, dopo, lo ricordiamo, dopo la delusione per la mancata promozione, colpa i rigori, quindi senz'altro non colpa, diciamo così, della prestazione dei ragazzi della Centese e del mister Andrea Govoni, detto Briegel. Siamo insieme al presidente Tino. Qui sì, affrontiamo la nuova stagione con serenità, con calma, una nuova squadra, una parte di una nuova squadra, e pensando di riuscire in questa maniera, senza arrivare quest'anno ai rigori, ma di fare un campionato importante come abbiamo fatto anche lo scorso anno, perché ricordiamo che poi siamo arrivati primi lo scorso anno, quindi la carne al fuoco ce n'è. Presidente, a te il microfono, vai. Bene, grazie, grazie Marco, buonasera a tutti. Allora, tutti gli anni dico che questo è il nostro primo giorno di scuola, ottava stagione insieme, invece quest'anno mi piace più dire dove eravamo rimasti, perché come hai detto bene Marco, siamo arrivati primi. Ti interrompo un attimino perché non voglio fare, però stavo inquadrando lo sponsor, perché ricordiamo che c'è il nuovo sponsor che accompagna Centese Calcio in questa stagione, quindi cercavo di inquadrare la telecamera, scusate. Ecco, abbiamo inquadrato G&G, Costruzioni SRL. Certo, la famiglia Guglielmino, che più che uno sponsor è un amico e ha deciso di scendere in campo con noi ed abbracciare il nostro progetto, e che appunto ringraziamo. No, ero rimasto che quest'anno mi piace più dire dove eravamo rimasti, quindi l'anno scorso ho vinto il campionato, 65 punti se non ricordo male, pari merito col Consandolo, poi c'è stato lo spareggio di Sasso Marconi, perso ai rigori, poi vinto i playoff del girone, siamo arrivati in semifinale del nostro girone regionale playoff, perso ancora ai rigori, poi il resto è storia recente, quindi voglio già guardare al futuro, ma ripartendo da lì, sperando che qualche pallone, piuttosto che sbattere sul palo, andare alto, possa magari entrare senza troppa scaramanzia. Ricordiamo, hai parlato di palloni che sono andati sul palo, quant'altro, la delusione maggiore, mi dicevi dietro le quinte, è stato l'anno prima, quando il pallone si è fermato in una pozzanghera, sì, e non ha segnato quel gol, diciamo, che era poi determinante per per non essere retrocessi. Sì, infatti veniamo da una combo di sfortune interne dialettali, si potrebbero chiamare anche in altro modo, ma non lo dico. Anche l'anno prima perso la finalissima play-out con l'Atletico SPM, col pallone che si è fermato in una pozzanghera, quindi speriamo di avere pagato il nostro prezzo con la sfortuna esatto. E di iniziare insomma ad avere anche un po' di buona sorte, ma al di là della buona sorte abbiamo allestito una bella squadra fin dal primo giorno, dopo la delusione, perché diciamolo, anche del mancato ripescaggio, perché ricordiamolo, siamo la prima squadra non ripescata dopo che le hanno ripescate tutte quelle davanti da noi. Ci riproviamo, ce la giochiamo, abbiamo confermato l'ossatura base che ha dimostrato di essere un'ossatura di ottimo livello. Abbiamo cambiato molto in attacco, alcuni giocatori hanno fatto il loro corso, li ringraziamo tutti, specialmente in attacco Bomber Carpeggiani, mi piace ricordarlo per quanto di buono ha fatto a 100 nei 5 anni di militanza. Oggi abbiamo diversi ragazzi nuovi,
Costantini, che viene dal titolo di capocannoniere nel Felsina, sempre in prima categoria, un giovane di ottime speranze, Federico Bonaccorsi, che volevano in tante categorie superiori, dall'eccellenza alla Serie D, un classe 2003, l'anno scorso 14 gol in una squadra retrocessa, ricordiamolo, che tra l'altro il Funo, quella squadra... Certo. Che tanto ci ha fatto penare con quella vittoria straordinaria che secondo me andrà negli annali del calcio centese, quel 5-4 carambolesco con gol da 40 metri da tutti i cantoni. Vabbè, detto questo, siamo qua, siamo contentissimi anche della campagna abbonamenti, ci tengo a dirlo, perché la gente dimostra di volere bene alla centese. L'anno scorso abbiamo fatto... Infatti ricordiamo lo slogan, che è innamorarsi. Per innamorarsi ancora. Ricordiamo, la centese ha avuto degli anni eccezionali, straordinari, forse irripetibili, chissà, negli anni 80, però si sta rinnamorando. L'anno scorso una media spettatori di 300-350 con le punte di Sasso Marconi 800, siamo andati a Funo, siamo andati a San Felice sul Panaro in centinaia di persone, quindi questo è la vera molla che ci fa essere qua e che sta anche emozionando i nostri 373 bambini, che sono poi la linfa. Quest'anno ne abbiamo inseriti ben 7 dalle juniores e dagli allievi under 17, li abbiamo inseriti in prima squadra, quindi è un risultato straordinario che viene da lontano, perché è un lavoro che nasce appunto da tanti anni. Sono ragazzi che sono stati con noi fin da quando erano piccoli, per cui oggi vederli entrare, tra un po' arriveranno insieme ai grandi, questo è un risultato che reputiamo straordinario. Contiamo di continuarlo, il settore giovanile se ne sta parlando anche fin troppo, però lo vogliamo ricordare, il settore giovanile è il fiore all'occhiello di questa società e vorremmo fare in modo che lo sia ancora anche, e per tanto tempo. Anche perché ricordiamo, Presidente, perché se non c'è la prima squadra non c'è il settore giovanile, se non c'è il settore giovanile non c'è la prima squadra, perché come dicevi tu c'è stato questo inserimento di giovani, cioè l'entusiasmo di vedere i propri beniamini là ed arrivare per un giovane. Una città come Cento merita di avere una squadra nella categoria senior, speriamo anche in categorie più alte rispetto a questo, perché la nostra città lo merita e ha le dimensioni sicuramente per fare categorie diverse. Però ricordiamo, vincere ogni campionato è difficile, si tratti di terza categoria ma anche di amatori, quindi essere qua significa lottare come tutte le altre squadre, anche con paesi più piccoli, che hanno dimostrato che ogni volta che scendono al Bulgarelli giocano la partita della vita. Ai miei ragazzi una volta l'ho detto, anch'io una volta ho giocato al Maracanà. Quella partita è stata epica, andammo con Ivano Manservisi nel lontano 1993, fece una partitona che sembrava un calciatore che non sono mai stato, per cui anche chi viene qua al Bulgarelli arrivando da Vaccolino, perché no da Consandolo, perché no da Tresigallo, ecco che fa la partita della vita, quindi ai nostri ragazzi questo bisogna ricordarlo. Ricordiamo anche, Presidente, in conclusione della nostra bella chiacchierata, chi ti affiancherà. Lorenzo Malagulti una riconferma, ma anche mister Andrea Brigel, che è stato riconfermato quale mister della squadra. Sono loro che hanno riconfermato me, non io che ho riconfermato loro. No, scherzi a parte, abbiamo anche l'ingresso di Fabio Pivanti, che è una figura professionale che arriva dal Modenese, ha sempre fatto categorie importanti e quest'anno seguirà in prima persona la Juniores. Zeno Brunini, Lorenzo Malaguti, Brigel, abbiamo l'ingresso di un preparatore atletico con grande esperienza che è Angelo Buono, e poi potrei continuare fino ai confermatissimi magazzinieri, custodi, che sono la vera linfa del volontariato. Ricordiamo anche in conclusione, Presidente, che durante questa stagione ci saranno anche tanti spuntini al Loris Bulgarelli, perché è stato abbiamo inaugurato il giardino, la nota saletta Bulgarelli è una saletta ricavata appunto dal nostro volontariato, e quindi faremo sicuramente tante belle serate. Qualcuna... Io spuntini, ma... no, una volta sei venuto e penso che ti sia, esatto, che ti sia anche piaciuta. Sì, una roba in casa, fatta in casa, col pentolone, un po' di pasta, insomma come piace a noi, alla vecchia maniera. Bene, Presidente, andiamo a vedere i ragazzi che stanno sgambando come prima volta.
anche un'occasione per conoscersi, perché i nuovi arrivati quindi faranno gruppo insieme a Zembriga, che è l'uomo, diciamo così, spogliatoio vera e propria. Grazie. Anche perché tutti i suoi retroscena come giocatore trascorsi, poi anche la Centesi, compreso la scuola calcio. Guarda, Brigel, penso che quando è nato, al posto di fare uè uè, abbia gridato forza Centese. Sua madre, la Patrizia Pizzoli, doveva bloccarlo nei campi in via Lavinino, perché scavalcava e andava a giocare con i più grandi. Quindi penso che abbia il cuore veramente biancazzurro. Molto bene, Presidente, vengo qua in campo. Vengo in campo e, Presidente, buon lavoro alla Centese Calcio, ma a tutto lo staff della Centese e a te che inizia questa nuova stagione. Grazie, grazie a tutti, buonasera, vi aspettiamo al Bulgarelli, forza Centese. Chiudiamo il nostro servizio sul primo giorno della Centese Calcio con una new entry, il nuovo main sponsor della Centese Calcio, Roberto Guglielmino, fondatore dell'azienda edile G&G Costruzioni SRL, da 25 anni presente sul nostro territorio, che visibilmente emozionato spiega come ha deciso di stare al fianco della Centese Calcio e di sposare i colori di questa formazione sportiva guerciniana. E noi amici vi diamo appuntamento ai nostri prossimi servizi riguardante la Centese Calcio e tutto quello che circonda questa formazione. Ciao ciao! Bene, siamo con Roberto Guglielmino, lo sponsor che da quest'anno, il main sponsor, diciamo meglio, vero Presidente? Il main sponsor che da quest'anno affianca la Centese Calcio in queste nuove avventure. Sappiamo che non sarà solamente un'avventura di un anno, c'è un accordo più ampio, quindi diciamo così si cerca di consolidare un rapporto che va al di là del rapporto economico, vero Guglielmino, ma diciamo così c'è un attaccamento ai colori. Ecco Roberto, una prima battuta, cos'è stata la molla che ha fatto scattare in voi, al tuo staff, all'azienda, per affiancare la Centese Calcio in questa avventura? La molla, perché Cendo, secondo me, è la seconda città mia, praticamente. Io sono siciliano. Però... Ricordiamo anche il paese, così facciamo un po' di pubblicità anche alla Sicilia. San Michele di Canzaria. Esatto, sono da 25 anni a Cendo, quindi per me Cendo è la seconda città. Quindi, ecco, questa è la molla che ha fatto scattare tutto praticamente. Quindi anche dare una mano ai Centesi. Ecco. Dare una mano ai Centesi. Molto bene. Ecco, a questo punto dare una mano a Cento, perché diciamo così è la tua seconda città. Da quanti anni è che vivi a Cento? Così, 25 anni. Sì. Quindi trascorsi, diciamo così, in ambito professionale tutti a Cento. Esatto. Ecco, la vostra azienda, facciamo un po' di il lavoro si svolge a Cento, ma sappiamo che i vostri cantieri vanno anche in tutta la regione. Sì, in tutta la regione, su Bologna, Imola, maggioranza Cento. Però siamo in tutta l'Emilia Romagna. Ecco, molto bene. E da questa Centese, adesso non vogliamo fare gli scaramantici, ma cosa ti aspetti? Sai che l'anno scorso c'è stata una piccola delusione, quest'anno abbiamo sentito il Presidente, sono carichi. Ma mi aspetto di andare avanti e andrò avanti anch'io con loro, perché voglio questo. Beh, da buon costruttore, che ormai tu si è affiancato alla Centese proprio per costruire questa nuova stagione 2023-2024 e non solo. Esatto, esatto. Voglio che vadano avanti. Molto bene, Guglielmo. Roberto, a questo punto vediamo come funziona il futuro, poi dopo avremo modo di parlare con te anche durante il proseguo di questo campionato, se ci saranno delle motivazioni o se ci saranno anche delle novità che l'azienda vuole mettere in luce, perché si sa che le aziende si innovano anche, diciamo così, nella loro attività, e noi siamo curiosi di capire cosa sono queste novità. Grazie. Beh, grazie. Roberto, vengo qua in campo perché a questo punto, come ho fatto con il Presidente, per augurarti a questo punto buon lavoro e buona affiancata alla Centese Calcio. Grazie. Perfetto. Arrivederci.